Miguel. 1,5. Sta preparando tuffi più difficili che solitamente si eseguono come un doppio e mezzo indietro, con mezzo o con un rapidamente e mezzo. Sono considerati un po' più complicati. 52 punti e 65 per la francese. Seconda posizione parziale, ma aspettiamo qualche atleta. Questo doppio e mezzo rovesciato. Ma brava, perché esattamente. Assolutamente, intanto abbiamo visto anche Anna Carvacal, Anna Carvacal con il doppio e mezzo cappiato. Bello, parte dei tecnici, e abbiamo visto la carpiatura molto... 64.35, e Sava la vedremo tra poco con la sua vantaggio di partire per ultima nella fase finale, che vi ricordo stasera alle 20. Dopo la francese è il turno della spagnola. E qui la spagnola... Attenzione, perché la spagnola si gioca l'accesso alla finale con questo turno. Manda Lundin, la svedese. Classe 2005, non è la più giovane. Anche lei rimane principali per puntare alla difficoltà. Ecco, in questo caso lei ha toccato, si è visto pochissimo, ma ha toccato due volte, e se il giudice sulla piattaforma alzerà il braccio, penso, cosa che farà, avrà una penalizzazione di due. 25 della Chang'e le hanno consentito un gran bel recupero, adesso ritornato. Allora, è un po' abbondante. Punta della piattaforma. In questo momento qui saranno piatti, proprio perché ha paura di toccare. A volte capita, non succede nulla nella maggior parte dei casi, e poi avremo modo con Maya di vedere tuffi ben più impegnativi. Per il momento non ha posizione. Sì, come abbiamo detto in precedenza, tra dritti, ma soprattutto nei tuffi difficili, quando si ha poco tempo per prendere le mani, cercare di trovare la posizione corretta, a volte si sbaglia, e purtroppo questi errori si pagano con vistose fasciature come in questo. Maya non era particolarmente diciamo che le prime 12 andando in finale che trasmetteremo quest'oggi, è in programma quest'oggi alle ore 20, e la classifica delle eliminatorie in senso inverso darà l'ordine poi di partenza gara di finale. Sicuramente guadagnerà posizione, perché è in quarta posizione. Mazzoni, tanto Alemo, la greca, qualche esitazione all'inizio, poi la verticale riesce a tenerla. Doppio salto mortale in avanti cambiato. Sì, però fa 57 punti e 60, attualmente 71 punti, non ha possibilità alcuna con questo doppio e mezzo, con mezzo avvitamento indietro cappiato da 2.6. Sì, un tuffo appunto particolare, solo mezzo avvitamento è mancata sicuramente. Con questa verticale, doppio salto mortale di difficoltà per la francese. Molto bene la salita, e lei è dotata di un'ottima entrata. Fase eliminatoria, la Cheng. E tutte quante le atlete più o meno finiscono con questo tuffo, che le vale la 13ª posizione, quindi fuori da 3.2 come coefficiente. Beh, un ottimo tuffo rispetto a tante altre, a non solo qualcosina, ma Patrick quarta, triplo e mezzo raggruppato ritornato, 3.2 come coefficiente di difficoltà.
anche loro estremamente abbondante. Sì, particolare poi che questa atleta ha eseguito 2 punti e 25 di differenza, proprio si giocano sul filo dei lentata in finale con la dodicesima posizione. Più staccata la lettone Patrika, attualmente in 17esima posizione. Di difficoltà. Ma devo dire, nazionale Ioann Andrea Karku, doppio e mezzo avanti con una vita in difficoltà. Ho visto un movimento nell'abitamento che non ho colto. Con nazionale Ioann Andrea Karku con questo 3 di coefficiente. E questo è un errore un po' troppo grave, è un tuffo troppo. Però è l'ultima di quelle che hanno fatto la 173 punti, direi che è fuori dalle possibilità di avvicinare. Mentre l'attesa è per quello. Esatto. Sul nostro monitor qui sotto sul piano vasca non avrebbero mai potuto vedere una cosa del genere. Allora, il tuffo è più difficile. Una piscina al lato. Intanto con la nona posizione, ora siamo con la norvegese Elle Tuxen con un ritornato triplo e mezzo raggruppato. In attesa dei Maya Biginelli, gustiamoci prima questo doppio e mezzo rovesciato raggruppato di Ellen Tuxen, la norvegese, 2.8. Abbastanza bene il tuffo. No, mancano ancora 6 atlete della svedese. 221 è fuori sicuramente dalle possibilità di qualificazione alla finale. Norvegese Tuxen. La Tuxen con questo tuffo non dovrebbe avere grossi problemi, ma non lo esegue così bene. È lontanissima, guardate,